quando con Giuseppe Laterza e Gioacchino De Chirico abbiamo immaginato un tema di cronaca che potesse essere preso a paradigma di quello che volevamo poi raccontare, o comunque della discussione che volevamo stimolare, e non avremmo mai pensato che sarebbe successo il finimondo intorno a questo tema e che questo tema sarebbe rimasto sulla cresta dell'onda per tutto questo tempo. Noi oggi vogliamo affrontare il tema della cultura, di come viene gestita in questa città, di come è possibile utilizzare i beni culturali e di qual è il confine oltre il quale non ci si può spingere. Partiamo com'è il format dei nostri incontri anticorpi da un caso di cronaca che illustrerò, che è quello del musical che ha debuttato ieri sera al Palatino. L'obiettivo del nostro incontro è cercare di capire quali sono questi limiti oltre i quali non si può andare. I concerti a Roma sono sempre fatti, questo in particolare da cui partiamo, il dato di oggi, quello del musical sul Divo Nerone, dobbiamo cercare di capire se ha rispettato le regole oppure se siamo andati oltre. Insomma, cerchiamo di capire quello che bisogna fare per poter tutelare Roma senza privare senza privare i cittadini di tutto il mondo di godersi di un bene, di una bellezza straordinaria come quella di Roma. In generale in questo paese le classi dirigenti hanno investito poco nella scuola prima di tutto, meno che in altri paesi, hanno investito poco nella ricerca e anche, ahimè, nei consumi culturali, nei libri ma anche nel teatro, nel cinema. Ecco, il risultato di questo è che abbiamo un paese che arranca, che fa più fatica degli altri. Ma questo non è un problema che riguarda solo Roma, purtroppo riguarda anche Roma. C'è una brutta espressione che è stata coniata negli anni Ottanta, in cui si diceva che i beni culturali erano il petrolio, erano il nostro petrolio. È una brutta espressione perché dà l'idea di una cosa che si può vendere, mentre invece è un fatto di appartenenza, di identità, di condivisione anche con le persone che vengono dall'esterno. Vivere la cultura, fare cultura facilita anche il rapporto verso altre persone, siano essi per esempio turisti, ma anche per esempio nuovi cittadini che vengono dai flussi migratori o da altre cose. Se c'è un'identità culturale attiva, mobile, viva, tutto questo è più semplice. Se non c'è, ci esponiamo al degrado. Il Divo Nerone è un'iniziativa che ha avuto il patrocinio del Ministero, del Ministro. È un'iniziativa che vuole aprire i luoghi archeologici ad un pubblico nuovo, un pubblico che magari non è così assiduo dei luoghi archeologici, ma che viene attratto in questi luoghi proprio dalla presenza di attività che sono non usualmente connaturate a questi stessi luoghi. Cerca di avvicinare a un luogo di elite come la Vigna Barberini sul Palatino un pubblico che forse non ha tanta dimestichezza con l'antico. Non ho visto ancora il musical, mi auguro che sia un'iniziativa di qualità, perché i nomi che lo hanno, diciamo, animato, progettato, sono sicuramente nomi di primaria importanza. E speriamo bene. Questa è una fase sicuramente di grande cambiamento per la città. Credo che la cosa più importante sia riflettere sulla direzione che si vuol prendere, su quelle che sono le tendenze che questa città può avere a livello propositivo, innovativo, creativo. Su questo non credo che si sia ancora riflettuto a sufficienza. Quindi ben vengano questi incontri, perché servono a confrontarsi, questo è molto importante.